Buonasera cari amici, rieccoci qua da una pagina nuova, ma le persone siamo sempre noi. Purtroppo ho ricevuto un durissimo, violentissimo e dolorosissimo attacco sulla mia pagina precedente. Tra l'altro so anche da chi, ma niente, mi sono, come dire, rialzata con l'aiuto di Dio immediatamente, e eccomi qua sulla nuova pagina e con cui spero proprio di condividere con voi tutto quanto. Adesso sto aspettando soltanto di vedere, ecco qua, ho già visto una persona che sta entrando in diretta e quindi per tornare alla pagina che mi è stata hackerata. Su quella pagina che continuo a pubblicare in maniera così del tutto. Scusate, sto cercando intanto di vedere se entra Ivana, che in questo momento non vedo. Riprendo il discorso appena riesco a capire. Eccola qua, Ivana, la invito. Aggiungiamo Ivana. Desidera partecipare alla tua trasmissione. Aggiungi. Bene. Penso che Ivana, ti sto chiedendo se hai chiesto l'amicizia alla mia pagina perché non sto riuscendo a collegarmi. Abbiamo fatto le prove prima. Oggi è stata una giornata impegnativa da questo punto di vista. Ok, invitiamo Ivana, aggiungiamo. Ah, mamma mia. Come mai abbiamo i problemi tecnici che abbiamo fatto le prove prima e non c'erano? Aggiungi. Ivana. Vediamo se riesce ad accettare la mia richiesta. Ok, invitiamo. Ok, ci stiamo riuscendo. Ero un attimino in difficoltà, ma adesso con l'aiuto di Gesù e di Maria vedo che si sta risolvendo. Si sta collegando Ivana. Adesso un attimino che dovrebbe arrivare. Lo vedo già. Ok, finalmente. Ciao Ivana. Buonasera, ciao. Ciao a tutti. Esatto. Scusa? Non ho capito cosa hai detto, Ivana. Vi voglio salutare tutti. Grazie Benissimo, ok. per Chiaro e forte. Stavo dicendo che appunto oggi per la prima volta usiamo un metodo diverso di diretta e insomma è tutt'oggi tra l'altro gli amici che magari sono entrati nella nuova pagina e mi hanno visto ogni tanto in diretta erano solo prove. Questa è la diretta vera. Quindi vi saluto tutti, saluto te Ivana e ringrazio chi ci sta seguendo, chiedo di attivare le notifiche e chiedo gentilmente di condividere se potete, perché appunto essendo una pagina nuova, insomma, dobbiamo rifar crescere tutto. Saluto Maria Mu adesso e iniziamo con quello che ho in mente di proporre ad ognuno di voi. Insomma, vorrei parlare del Festival dei Giovani. Perché? Perché fra poco, Ivana, lo sai benissimo, ci sarà il Festival a Medjugorje, ma vorrei spiegare agli amici che non lo conoscono cos'è il Festival dei Giovani. Iniziamo un po' dalla storia, perché il primo Festival dei Giovani è stato fatto nel 1988, al termine dell'anno Mariano. C'era un ragazzo inglese che ha avuto questa ispirazione. Ne ha parlato con padre Slavko, che ha colto subito che era qualcosa proprio da portare avanti per i giovani e da quell'anno in avanti, fino a quando lui, padre Slavko, non è nato al cielo, ha ogni anno fatto questo festival. Certo, non era il festival di oggi, i primi anni, si svolgeva in un tendone verde, e i francescani guidavano le catechesi e le ore di preghiera, mentre in chiesa si svolgeva l'adorazione. Da quei primi anni
anni a oggi è cambiato molto e adesso attualmente arrivano veramente da tutto il mondo migliaia di persone. E tu, cara Ivana, conosci questo festival perché sei giovane e quindi conosci questo. Allora ti volevo chiedere, cara Ivana, l'anno scorso, tra l'altro, giusto per far vedere la progressione, no, di questi anni, da pochi a l'anno scorso il festival è stato partecipato da 60.000 giovani che arrivavano da 70 paesi diversi. Che dire, geograficamente e culturalmente tutti diversi, no? Ma a Medjugorje tutti uniti dallo stesso amore che rende tutti fratelli. Ecco, cara Ivana, puoi raccontarci la bellezza di questa unità profonda che si vive in quei giorni? Puoi raccontarci il festival? Ecco, è sempre un difficile, non posso trovare le parole di spiegare Međugorje, di spiegare Festival dei Giovani. Sempre dico che dovete venire, dovete sentire nel cuore che significa Međugorje, che significa Festival dei Giovani. È una settimana veramente speciale durante l'anno. Festival dei Giovani è vissuta con la fede, con l'amore. Migliaia e migliaia dei giovani, ma anche quelli che sono un po' anziani, diventano uno, tutti con unico obiettivo glorificare Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante. Ecco, sempre dico, non dipende quanti anni hai, da dove vieni, quale razza e cultura sei. La cosa più importante è quella che tutti vengono per una intenzione, glorificare Gesù Cristo. E tutto per quello è più importante, per questo il Festival dei Giovani è così importante. Solo per vedere tutti quei giovani, tutte quelle famiglie giovani, presto di mattina, cantano, pregano sulla collina delle Apparizioni, pregano la Via Cruci sul Monte Križevac. È una cosa che non si può spiegare. Non posso trovare le parole di spiegare tutto questo, questo che il Festival dei Giovani Međugorje offre. Io ti capisco benissimo perché effettivamente Medjugorje e tutto quello che ruota intorno a Medjugorje e proprio anche l'aria, la spiritualità del festival in particolare, perché di questo stiamo parlando, hai ragione, non si può spiegare, si può solo vivere. Io a volte agli amici, quando mi chiedono, faccio sempre questo esempio, no? È come se io volessi spiegare il mare. Io posso dirti c'è l'acqua, il sole, però un conto le mie parole che non riescono minimamente a trasmettere la bellezza di quello che si vive. Ma se tu vai al mare, fai il bagno, senti quel calore, ecco, allora è tutta un'altra cosa. Quindi, come hai ben detto tu, cara Ivana, Medjugorje si può solo vivere e non si può spiegare. Ma noi, insomma, vogliamo, per chi non l'ha vissuto, perché chi ha vissuto Medjugorje sa benissimo di che cosa parliamo, ma per chi non l'ha vissuto, vogliamo proprio raccontare che lì c'è una bellezza che si può trovare, che tutti, coloro che arrivano lì la percepiscono e la vivono veramente profondamente. Nello specifico, il Festival dei Giovani è una settimana diversa rispetto a tutto il resto dell'anno, è proprio una settimana rivolta un po' più ai giovani, ma come ben detto tu, ci sono sia i giovani che meno giovani, quindi ci sono tanti canti e balli che donano una gioia profonda, veramente quasi come i mistici dicono, una gioia che non si può spiegare. Ecco, effettivamente è quella gioia. Ma c'è anche molta preghiera, catechesi, testimonianze e tutto questo fanno comprendere il senso della vita, danno proprio un'esperienza viva dell'amore di Dio. Allora, dell'amore di Dio, volevo chiederti, cara Ivana, tutto questo secondo te rende capaci poi a voi giovani di vivere la vita con più consapevolezza? Questa esperienza vi trasforma e vi fa capire il vero senso della vita, secondo te? C'è quel Festival dei Giovani a suo programma, così possiamo sentire tante testimonianze, tutte quelle persone che erano sulla vita sbaglia, che hanno sofferto, che hanno perso qualcuno, che erano sole e perdute, e per tutti loro Međugorje ha dato ha mostrato una vita giusta, una strada giusta.
E tu, quando tu senti tutti quelli per tutte quelle testimonianze di tutte quelle persone, tu puoi più essere più felice con la tua vita, con tutto quello che tu hai. Così il Festival dei Giovani è così importante, possiamo ringraziare a Dio per tutto quello che già abbiamo quando sentiamo tutte quelle testimonianze che possiamo sentire sul Festival dei Giovani. Vero. E queste testimonianze, questa esperienza sono talmente vere e talmente profonde che moltissimi giovani poi decidono proprio di dare una svolta, di rispondere alla loro chiamata della vita, che può essere una consacrazione. Ad esempio, sappiamo, cara Ivana, che tu hai un fratello che ha appena iniziato questo percorso. Oppure creare una famiglia, che per il resto del mondo queste scelte sembrano un po' fuori dal tempo. In realtà decidere di costruire la propria vita è il modo migliore per vivere. E tu ce lo puoi confermare, vero questo, Ivana? Sì. Ecco, Medjugorje Festival dei Giovani possono davvero offrire solo veri esempi di fede e dell'amore. Adesso, come possiamo vedere, quel mondo moderno non è una cosa normale di avere una famiglia. Invece dobbiamo capire che tutto si nasce in una famiglia, un sacerdote, un uomo santo. Per tutto abbiamo. Tutte quelle belle cose si nascono in famiglia. Ecco, come già ho detto, non, Medjugorje non si può spiegare, il Festival dei Giovani è un po' difficile di spiegare. Quando tu vedi tutte quelle giovani famiglie con tanti bambini, 40 gradi, quelli genitori portano i bambini sulla collina, sul monte, alla Santa Messa, all'adorazione, anche ti dà un spinge anche a crearla tu stesso, anche tua famiglia. Quindi penso che Medjugorje è anche importante per quello. Tu puoi vedere anche quelle famiglie giovani come sono molto felici, molto contente con la fede. Vero. Io quando vengo a Medjugorje, da italiana, veramente capisco quanto nella nostra nazione hanno confuso le menti, hanno fatto credere appunto che l'aborto fosse una consapevole scelta, e qui purtroppo in Italia non abbiamo più bambini. E venire lì a Medjugorje, come dici tu giustamente, vedere quelle giovani famiglie con tutti quei bambini, quindi la bellezza della vita, la bellezza della famiglia. Quello che purtroppo nel resto dell'Occidente viene descritto in maniera capovolta, come solo il demonio sa fare, no? Ecco, ti dà veramente, come hai detto bene tu prima, la voglia di vivere questo, perché alla fine è la cosa più bella, decidere, pregando, perché poi Dio ha già scelto quale strada tracciare delle nostre vite, ecco. Quindi perché si dice fare la volontà di Dio è la cosa migliore? Perché se noi seguiamo la volontà di Dio, che sia la nostra chiamata alla consacrazione piuttosto che alla famiglia, ecco, facciamo la cosa migliore e la cosa che ci rende veramente più felici per il nostro proseguimento, appunto. Ma ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Se tu dovessi imitare un ragazzo, un giovane o anche un adulto, come hai detto tu, perché è vero il Festival dei Giovani, ma è per tutte le età, che non è mai venuto a Medjugorje e che questa persona non trova il senso nella propria vita, perché nel resto del mondo, ecco, chi vive a Medjugorje forse non si rende conto, perché a Medjugorje c'è sempre questa pace, questa gioia, questa bellezza che si respira nell'aria, ecco. Nel resto del mondo non c'è, e te lo dico proprio in prima persona, perché io per prima, che vengo spesso a Medjugorje e vivo quella pace, purtroppo quando rientro nella mia nazione mi rendo conto che non c'è, e come non c'è qua non c'è nel resto del mondo. Allora nel resto del mondo, cara Ivana, ci sono tante persone che non trovano il senso alla propria vita. Tu, se dovessi invitare una persona a vivere a Medjugorje, gli potresti dire che a Medjugorje trova il senso della vita? Sì, ecco, io come già ho detto è un po' difficile spiegare che cosa è Medjugorje, così io voglio invitare tutti, venite a vedere
venite a Međugorje, dovete sentire con il cuore che significa Međugorje. Certo che tutti quelli che non hanno possibilità di venire a Međugorje potete seguire da quel programma online su internet, invece tutti quelli che potete venire, venite, sicuramente troverete almeno una piccola cosa che può cambiare la vostra vita. Certo, perché la Madonna quando chiama ha già un dono da darci e quindi non si torna mai a mani vuote da Medjugorje. Certo, è vero, si può seguire il Medifestival, però come abbiamo detto prima, per carità, chi non può assolutamente, è bellissimo questo servizio che la parrocchia fa, però è un conto vedere e un conto è vivere. Veramente essere lì, io mi ricordo sempre, soprattutto un anno in particolare, ma poi a venire sempre. Nello stesso modo, l'esplosione di gioia che c'è all'apertura del festival, per me quello è il momento veramente più bello. Ma dobbiamo ricordare Ivana, perché il Medifestival è sempre stato fatto nella prima settimana di agosto, che quest'anno per la prima volta sarà svolto dal 26 al 30 luglio. Perché? Perché la prima settimana di agosto è stata indetta la giornata mondiale della gioventù a Lisbona, quindi dal 1 al 6 agosto. Quindi giustamente la parrocchia, per rendere possibile addirittura ai giovani di partecipare a entrambe queste meravigliose manifestazioni, ha spostato la data. Quindi quest'anno il Medifestival, che sarà la 34esima edizione, sarà dal 26 al 30 luglio, dal titolo Ecco mia madre e i miei fratelli. Vuoi aggiungere qualcosa in merito a questo? No, io solo voglio vedere che tante volte la Madonna dice che non dobbiamo parlare tanto dei suoi messaggi, dobbiamo essere un esempio con la nostra vita. Ecco, soprattutto per il Festival dei Giovani potete vedere tanti giovani che aspettano per la confessione 2 o 3 ore in fila. Così è già una cosa meravigliosa, solo di vedere, anche come ho detto, è fuori 40 gradi, tutti sono al sole, ballano, cantano, durante la sera tutti sono alla Santa Messa, l'adorazione, è già una cosa meravigliosa. Così dovete venire, vi aspettiamo. Assolutamente. Io tra l'altro, a proposito di vi aspettiamo, noi verremo, partiremo il 25 luglio e saremo per tutta la durata del festival, quindi se qualcuno si vuole unire al nostro gruppo potrà venire, così poi ti saluteremo di persona, Ivana, a te e il tuo papà. E a proposito del papà, non so se è qua, ok, volevo concludere questa diretta con un messaggio del libro che ha avuto la bellissima idea di raccogliere tutti i messaggi delle apparizioni proprio dal 1981 ad oggi e dire una preghiera e concludere la diretta. Quindi leggiamo il messaggio del 25 aprile 1997 che dice: Cari figli, oggi mi invito ad unire la vostra vita a Dio Creatore, perché solo così la vostra vita avrà un senso e capirete che Dio è amore. Dio mi manda tra voi per amore, per aiutarvi a capire che senza lui non c'è futuro né gioia, ma soprattutto non c'è salvezza eterna. Figliuoli, vi invito a lasciare il peccato e ad accettare la preghiera in ogni tempo, affinché nella preghiera possiate riconoscere il senso della vostra vita. Dio si dona a colui che lo cerca. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, parlavamo del senso della vita, la Madonna qua nel suo messaggio ha detto che cercando Dio, che a Medjugorje, insomma, come hai detto tu prima, si fa l'esperienza di Dio, si trova il senso della vita. Vogliamo concludere con un Padre, un Ave, un Gloria, cara Ivana? Padre nostro, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vai Padre tu, Padre. nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Grazie, Ivan. pace, prega per noi. Prega Grazie per a voi, vi il aspettiamo con la matrimonio. vittoria. Ciao a tutti. Grazie, grazie mille. Saluto tutti. Ciao carissima, saluto anche tutti gli amici che ci stanno seguendo e se potete attivare le notifiche e condividere la diretta. Grazie, ciao a tutti. Grazie.